Domenica 10 gennaio 2016, Belluno, Piazzale Resistenza, ore 6:20, qualche goccia di pioggia. Partenza per Rabba, dove sulla Kerz di Campolongo si terrà la prima della Belluno Bassa del Grand Prix Latte Busche. Ore 6:20. Buongiorno. 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 Ciao. Ragazzi, buongiorno. Tutti belli svegli? Allora, non serve tenerla in due. Buongiorno. Buongiorno, Marco, buongiorno. Buongiorno. Ciao, ciao. Come andiamo, Marco? Bene? Benissimo. Per noi c'è un gentilissimo passaggio sul pulmino dello Chic Club Navigal, gremito di bimbi stranamente silenziosi. Ma non lo saranno per molto. Alla guida, l'allenatore Marco Viel, decano degli allenatori delle categorie baby e cuccioli, ancora tanta passione da spendere per questo sport. Trasmettere la voglia di sciare e la voglia di continuare a sciare. D'altronde, bene o male, la maggior parte di noi che facciamo gli allenatori abbiamo fatto per prima cosa anche gli atleti, quindi questa voglia c'è rimasta ed è bellissimo poterla trasmettere, insomma, ecco. In pulmino anche Massimo Moretti, popolosa, la figliolanza appassionata di sci. I impegni sono economici, sono logistici, c'è tanto divertimento comunque e possibilità di avere dei terreni comuni con i propri figli, ecco, aiuta molto da questo punto di vista qui, perché è una cosa che interessa a noi genitori, interessa a loro, ci dà delle possibilità di stare insieme, di condividere, di progettare, di sentire i punti di vista rispettivi, per cui gli impegni restano impegni, ma si vivono bene. Il pulmino è un luogo dove regnano soprattutto scherzi e divertimento. Diciamo che io li ho sempre lasciati molto tranquilli, perché c'è quello che sente di più o sente meno la gara, quindi a volte può essere anche controproducente volerlo già alle 7:40 stressarlo per una partenza che potrebbe essere alle 11. Quindi ci sono tutti i tempi e tutti i tempi che vogliamo per poter pensare alla gara. Adesso pensiamo di arrivare con tranquillità, ci prepariamo e, visto che anche oggi è una bellissima giornata, cerchiamo di divertirci innanzitutto, ecco. Meno di un'ora e mezzo ed eccoci ad Arabba. Pochi centimetri di neve sulla strada, pit stop goliardico. Buongiorno. Questo è il momento più bello. Potrebbe però, essere il nostro perché momento. Perché noi ci troviamo, ci divertiamo. C'è il buongiorno da giocarsi. Solo. No, il nostro slogan. Esatto. Buongiorno! Che simpatici. Massimo. E questo non ci vai, salito al volo. Vai, sali. Vai. Sì. Ecco, siamo in famiglia. Ce l'ho insulto il viaggio. Si riparte per Campolongo, paesaggio incantato all'alba di questo giorno che tocca profondamente, emozioni che rimarranno impresse nei cuori di questi oggi ancor piccoli atleti. La coltre nevosa cresce e sale anche la vivacità dei bimbi che cominciano a sentire la gara, anche se si tratta di una gincana, quasi una non competitiva, quasi. Marghe, stai bene? Sì. Sono contento. Buongiorno. E oggi ci manca solo il 360 con pulmino in parcheggio. Ma c'è gente, non riusciamo. Anche io mi vergogno di te. Che sfiga. Eccoci arrivati. L'atmosfera è di festa, come sempre avviene con baby e cuccioli. Eccoci qua. Bravi, che la mia giacca ha vinto, ragazzi, dove l'avete buttata? Sì, sopra gli sci. Sopra gli sci me la passi per cortesia. Come quella di Marco. Filmi. Se mi filmi. Cioè, no, filmami. Ecco qua, grazie, la mia giacca a vento, grazie. Mette di cambio. Ecco di qua. 1-0. Sorrisi. Questi di chi sono? Buongiorno, buongiorno. Di chi sono questi? Buongiorno. Allora siamo pronti, ragazzi? Pronti, sì. Ah, buongiorno. Subito di prima mattina.
Tutto bene? Sì. Buono, dai. Finalmente un po' di ambiente giusto, invernale, la prima gara della Belluno Bassa e siamo qui sperando di portare a casa una buonissima gara. E giornata. Quanti sono? 180 iscritti, quindi un buon numero per questa prima uscita. Quindi un buon viatico per tutta la stagione, speriamo che la neve ci segua per il proseguo. Ciao! Buongiorno, buongiorno, ben alzati! Non sono assolutamente pronta. Riccardo! Questa è la lingua. Ancora un atto del rito, la consegna dei pettorali, anche qui il clima non cambia. Molin Simone il 104. E io e Giacomo. Adesso ve li do. Volete Riccardo? Allora, perché c'è la telecamera, sto calmo. Giacomo Moretti c'è il 134. E io. Tesoro, bello. Sai, e io Marco? Sono abituato che mi dia racchettate, mani in testa, calci, ciabattate. Sai, Marco è così. Potrebbe essere. Non è vero, Marco è simpatico. 168. Cerchiamo di difendere Marco davanti. Cioè, io sono. Marco è simpatico. Adesso andiamo a fare gli skipass, ok? Si sale in seggiovia in uno scenario di straordinaria bellezza. Verso la pista dove ci attendono 15 cm di neve fresca. Ma il tracciato è perfetto, opera dei volontari dello Cicle Barab che ha organizzato questa gara. Abbiamo tentato di organizzarla nel migliore dei modi, il tempo nella settimana scorsa ci ha dato una mano, un po' meno ieri quando è nevicato, la nevicata ha portato 15 cm di neve fresca, questa ha comportato un po' di lavoro in più per togliere la neve, ieri la pista non è stata fresata, è stato messo giù il tracciato e oggi i volontari, circa 25 volontari, fra questi naturalmente i consiglieri, i maestri di sci della scuola sci Dolomite Sareba e i consiglieri atleti del Cicle Barab hanno cercato di spazzare la neve in pista per arrivare sul fondo che si era trovato ieri. Uno Cicleb ben strutturato e professionale. Tre gruppi, da quest'anno anche un gruppo giovani, partiamo dalla novità, gruppo giovani con 7-8 componenti allenati da Velazio Roberto che faranno il circuito Coppa Veneto. Poi il Gran Prix Ascot Trail parteciperanno gli atleti guidati da Paolo Davare, ritornato allo Cicle Palle, 7-8 atleti di ragazzi allievi e poi 13 baby cuccioli guidati da Chico Pellegrini. E a questi aggiungiamo un gruppo di 25 preagonisti per un totale di 47 atleti che calcano le piste del comprensorio di Arabba. Da notare l'incremento nel numero di bambini iscritti. E da quest'anno abbiamo avuto un incremento anche significativo negli iscritti e questo è stato merito soprattutto del lavoro della scuola di sci Dolomite Sareba e io vedo che nel corso degli anni l'unico modo, noi siamo andati anche nelle scuole, ma l'unico modo per avvicinare è il traino che danno i singoli ragazzi per gli altri. Se un amico va con gli sci, allora pian piano si trascina il gruppo, però l'operato dei maestri di sci nell'avviare alla disciplina dello sci nei primi anni è determinante. La capacità, l'abilità, la capacità di stare con i ragazzi, anzi con i bambini. Ritorniamo in pista per la ricognizione del tracciato. Facciamo il giro, lo prendiamo da sopra, giriamo bene e poi via, ok? Prendi la larga, non puntare, la prendo un po' larga, la prendo larga e poi veloce. Occhio! Larga e poi chiudere, dai! Dai, dai con le racchette, dai Maurizio, vai! E di nuovo in seggiovia, ci siamo quasi. Bene, bene, allora adesso siamo quasi pronti. Sono le 9:20, noi allenatori siamo stati chiamati in cima per dare l'ultima lisciata perché c'è un po' di neve fresca, per fortuna ha fatto quei 20 cm di neve fresca, oggi è veramente molto bello, merita proprio, bene, siamo tutti contenti di essere qua e quindi speriamo che venga fuori una bella gara.
per il piacere anche dei nostri ragazzi, insomma. Ora tutto è a posto, si parte. 2 minuti e siamo pronti. Alla prima, buona la prima, dai. Sicuramente giornata splendida. E dobbiamo portarla a casa a tutti i costi. Gli atleti stanno scalpitando, qualche minuto di ritardo per sistemare la pista, ma comunque è tutto a posto. La Gymkhana è davvero puro divertimento. La Gymkhana è stata proprio pensata da anni per riunire un po' tutti gli sci club, creare delle squadre mescolate tra bambini di vari sci club, e il tutto in un contesto molto ludico, quindi non è solo lo sci diciamo specialistico che si troverà quando saranno più grandi i ragazzi, gli atleti, ma è ancora una parte ludica per ricordarci che lo sport va vissuto in questo modo quando si è giovani. E vediamoli in azione, i nostri piccoli atleti. 5, 4, meglio di pruma. Uno sport meraviglioso lo sci, al quale tutti i bambini dovrebbero poter accedere. Si sta facendo qualcosa in merito? Ma ci si sta provando a far sì che il costo sia anche dello ski pass e tutto quanto sia una cosa accessibile un po' a tutti, nel limite del possibile, perché anche le società stesse negli impianti non sempre ci vengono incontro. E lo spirito è quello di tenere un livello abbastanza tranquillo, anche perché di non esasperare doppi, tripli sci, però purtroppo il mercato induce a far sì che certi sci club si spingono forse un po' troppo in avanti, esasperando certe cose. Lo spirito comunque, diciamo, guardando qui questa giornata, mi sembra che ci sia tutto per quello che è lo spirito delle Latte Busche. La Gymkhana è divertimento puro, ok? Vai! A metà pista, un bel gruppo di genitori con qualche volto noto. In ogni caso, tutti sorridenti. È solo la prima gara. Scende l'ultimo concorrente. Il bilancio è decisamente positivo. Tutto è filato a meraviglia, sotto la regia dello Sci Club Arabba. Ma è un onore poter organizzare gare, chiamiamolo così, per Latte Busche. Cosa possiamo fare? Ringraziare Latte Busche e gli altri sponsor, Banco Popolare di Verona, che dà la possibilità a questi ragazzi di fare sport, di divertirsi e di crescere e diventare uomini con lo sport. E anche per Marco Viel la giornata si è quasi conclusa, quasi. Ci sono le premiazioni ad Arabba, dove per la cronaca la non classifica vede sul podio la squadra celeste seguita dalla rosa e dalla gialla. E poi il rientro. Comunque è andata bene. Tutto bene, dai, tutto bene, i ragazzi mi sembra che si siano divertiti tutti, perché i ragazzi sono di tutti e siamo qua per fare il bene ai ragazzi, quindi ci vediamo adesso domenica prossima in Allighe con lo slalom. Noi invece domenica ritorniamo con la Belluno Alta sul Faloria a Cortina d'Ampezzo. Grazie per il passaggio, Marco. E grazie per il grande lavoro che tu e i tuoi colleghi rendete a questa provincia con passione, dedizione e professionalità. E grazie a voi per averci seguito e... Ci vediamo la prossima settimana!
Questo programma è stato presentato da...